Ho scoperto di essere narcolettica quando avevo 10 anni. Ed ora trasmettiamo le pizze. Mangiavo pasta e piselli quando all'improvviso l'ho visto. Sandokan! Sandokan! Sandokan. Ancora adesso, tutte le volte che lo vedo, mi addormento. Succede tutte le volte che mi emoziono. E Sandokan mi emoziona tanto. Oggi è stata una giornata di quelle che non finiscono mai, che vanno su, su, su e giù, giù, giù. Oh, Margherita, tesoro. Partiamo fra 2 settimane. No, papà, ti ho detto di no. Ma come no? Sono stato invitato a tenere una conferenza davanti al Gotha della psichiatria mondiale e tu mi dici di no. Sì, ti dico di no. Ma dai, hai visto il successo di oggi? Anche la presentazione è stata splendida, è tutto a posto, stanno traducendo il libro. Immagina come sarebbe bello se tu potessi addormentarti lì davanti a tutti mentre io descrivo i sintomi del tuo caso. Scusi? Sì? È lei l'autore? Sì, sì, sono io. Non ho mai avuto un attacco di sonno davanti a mio padre. Lui dice che lo faccio per non dargli soddisfazione. E io credo che abbia ragione. Grazie, grazie. Ah, vi presento mia figlia, la protagonista del libro. Piacere. Avrete letto, no, di lei? Quando piango non mi addormento mai. E mio padre mi ha fatto piangere spesso. Tutte le volte che piango cerco di farlo durare il più a lungo possibile e ne approfitto per fare quelle cose che di solito non posso fare perché mi addormento. Per esempio, ascoltare la mia aria preferita. Di solito mi emoziona talmente che schianto addormentata dopo 6 note. La prima volta che io e Franco uscimmo insieme, tornai a casa in ambulanza. Io penso che l'amore sia la più bella cosa che mia felicità, ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col canto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore! Situazioni del genere non mi capitano più. Margherita! Prima di fare conoscenza con qualcuno, descrivo dettagliatamente la mia patologia. Oggi è stato triste rincontrarlo. Ma tu non sei sicura? No, tu invece sì. Sì, io sì. Ma tu sul serio pensi che noi potremmo ricominciare? Non lo so, tu però ti rendi troppo presto. Troppo presto? Ma sono 5 anni che siamo sposati. Ma che cosa sono 5 anni? Foreman ha combattuto per 30 anni. Vi starete chiedendo cosa c'entra George Foreman con il mio matrimonio. Ecco il problema più grande della mia vita. Fino a 25 anni non ho mai avuto un orgasmo, almeno non da sveglia. Margherita? La box mi tiene sveglia. L'ho scoperto per caso. In 5 anni ho visto 322 incontri di box. Mohamed Ali, Sugar Leonard, Primo Carnero, Nino Benvenuto, Patrizio Uliva, Sugar Ray Robinson. Senti, è un mese che ne parliamo, eh? E io una decisione l'ho presa. Ho preso anche appuntamento con l'avvocato. Oh, su, ma che fai?
Buon compleanno. E poi mi sono addormentata. E tutta questa giornata che non finiva mai è come se fosse finita. Ed ora sono quasi 3 giorni che dormo. Però non voglio svegliarmi. Voglio dormire. E non so quando avrò voglia di svegliarmi. Perché ora che dormo non mi manca nulla. E con gli occhi chiusi mi dimentico di quando ho gli occhi aperti. Mi andrebbe solo una cosa: di ballare con Sandokan.